Eccoci qua. Allora, siamo qui con Euro Truck Simulator 2. Come vedete ho 39 milioni di euro, perché ho messo una mod praticamente che mi ha dato con un solo viaggio 40 milioni di euro. Almeno ho potuto aggiornare camion, ho potuto fare un po' di robe, così ci possiamo divertire alla grande su questo gioco, che col volante Logitech G920, cambio ad H, acceleratore, freno e frizione, quindi tutto manuale. Questo camion non tiene nulla, è un nostro Scania con 4000 cavalli, mi sembra arriva a 260 km/h. È solo per divertirsi, quindi non sarà mai una cosa simulativa, qualcosa che può sembrare reale. Anzi, quello che faremo oggi in queste live, non fatelo in strada assolutamente, perché comunque è un comportamento che... ma lo si vedrà. Andiamo a guidare, andiamo a sentire un po'. Allora, un attimo, che sennò non sento nulla, devo alzare un po' il volume. Allora, eccoci qua. Come vedete, siamo così. L'ultimo viaggio è finito in questo modo. È bellissimo, dai. Adesso troppo alto il volume, però. Allora, andiamo a chiedere aiuto. Ci facciamo trasportare al più vicino. Sì, vai. La più vicina officina, e andiamo a divertirci un po'. Comunque bellissimo, con le fiamme così proprio tamarro, bellissimo. Vabbè. Ho tolto i danni, ovviamente. Ecco che si accende, sono abbagliati. Ok, ci siamo gli indicatori di direzione. Il cosa. Perfetto. Allora, facciamo ancora così, perché sennò stai scendendo. Ok, cominciamo ad andare a una grandissima potenza questo camion. Infatti, vabbè, partire non parte praticamente. E come sale di velocità, come sale di giri, veramente bello. Partiamo in nona, perché sennò giustamente non parte. Come scatta, bellissimo. Undicesima, ecco, in frenata fa questa roba qui, che non è proprio bella. Allora, andiamo a cercarci qualche lavoro autonomo. Comunque siamo qua a Milano, eh? Abbiamo la nostra sede a Milano e un'altra qui a Klagenfurt am Bodensee, quella roba lì. Allora, portiamo dei fagioli a Torino, così, proprio tanto per... Ok, qua bisogna tornare indietro, noi facciamo cose
illegali, l'abbiamo già detto, ma ovviamente avevo tolto anche la polizia, ma non mi sembra neanche giusto. Le nostre multe con 40 milioni di euro possiamo anche prendercele. Quindi. Ok. Niente, la frenata è. Questo non si toglie. Va bene che hai un'alfa, però. Scateniamo tutta la potenza. Ok, siamo qui. Guidare col volante è veramente difficile. Non so capire dove sta sta azienda qui. Che giustamente la mappa è sbagliata. Ah, eccola, non vedevo il simbolino. Qui c'è il cancello. Forza, forza, mi apri. Ok. Lavoro autonomo. Portiamo i fagioli a Torino. A prendere il nostro semirimorchio. Attenzione che qua scatta un po' troppo questo camion, ma la potenza è molta. Perfetto, agganciamo. Si fa, perfetto. Forza, forza, forza! Vigili del fuoco, buongiorno, i pompoggi. Adesso cerchiamo di arrivare interi a Torino, giustamente. Qui abbiamo sempre noi la precedenza. Con il carico diciamo che abbiamo leggermente più stabilità. Ecco, abbiamo già distrutto tutto. Allora, i semafori ce li facciamo, eh. Abbiamo anche scaricato la mod per il sound del vuoto, quello potente, ma si vede che non l'ho montata bene, diciamo. È comunque ruzza, comunque ruzza parecchio. Frena, frena, bravissimo. Allora, ci facciamo questo viaggiettino così e poi vediamo. Vediamo se può essere una serie. Può diventare una serie da portare su Twitch. Andiamo abbastanza piano. Ecco, ci mettiamo sulla A4 e andiamo. La A51, ok, sì, è la tangenziale di Milano, va bene. Guardalo come sale. 160, 170. Poi ho un Iveco a cui ho messo il motore da 10.000 cavalli. È quello
siamo a 200. L'unico problema è che devo cambiare l'impostazione del cambio. Eh no, io ci vado lo stesso. Non mi dovete rompere. Scassiamo tutto. E questo, cioè almeno facciamo un po' i deficienti. Robe non si fanno assolutamente in strada, ma è proprio quello il bello, cioè almeno io mi diverto a fare robe che non si possono fare ovviamente. E noi abbiamo il telepass. E si va. Sono visto se era là, quanto questa, ma dovrebbe essere lei, no? Ho ancora una tangenziale. Vedremo. Comunque sono 123 km, quindi qua siamo già sulla A4 in teoria. No, siamo sulla A7. Ok, siamo sulla A7. L'abbiamo presa da, diciamo, da Assago, in teoria. Siamo passati da Assago. Più o meno, eh. E adesso ci mettiamo sulla A4, in teoria. E se ne va! Sotto la doccia! Però devo impostare. Cambio ad H. Oh, agoso. Schema del cambio. Dovrebbe essere range splitter. Avanzato, vediamo perché non mi ricordo come. In teoria con questo motore qui e con questo cambio dovremmo arrivare a 260 km/h circa. Comunque siamo sulla A21. Certo, voi dite 203 km/h con un camion, con un tir è sempre buono, eh. Però giustamente se si potesse arrivare a 260, perché no? Dovrei impostare lo splitter. Allora, qua mi sono ricordato che siamo stanchi. Ok, facciamo così e dormiamo un pochettino. Ok, sono le 6 di notte, le 6 del mattino anzi. E si riparte questo. Allora, dobbiamo impostare lo splitter. Ok, splitter. Ok, plastico zanni. Forse era
che scusate, ma l'ho appena preso questo gioco. Comunque, l'ho comprato su Steam a 4,99, incredibile, era in super sconto. Stabilità. No, non è neanche qui. Allora, da che era? Scusate, solo che non mi ricordo più in che modo. Vabbè, la facciamo così. Sette, nove e undici. Ok, quindi in modalità avanzato non mi fa il cambio subito, devo fare la doppietta, giusto? Bisogna fare la doppietta, benissimo, come un camion normale. E le pass. Qui ci teniamo. Siamo già arrivati a Torino. Torino Est. Siamo vicino allo stadio, in teoria. O è Torino Sud, non mi ricordo. Vabbè, fra 15 giorni lo scopriremo. Perfetto, doppietta. Attenzione qui che... maledetti camion. Guarda come saltella, bellissimo. 1100 euro per superamento di limite di velocità. E che cos'è? E che cos'è? Come siete esagerati. Ok, la parcheggio dove vuoi. Sì, dai, bisogna fare manovra. Con calma, con calmica. Ok, vediamo di allinearci un po'. L'ho cannata per fare lo scemo con gli abbaglianti. Forse la riprendiamo. Forse. Ah! Ok, ce l'abbiamo, dai. Va bene. E come ritardo?
scusate, eh. Tempo impiegato 10 ore e 55 minuti. Ma se siamo andati a 200 all'ora in autostrada, com'è possibile? Allora. Adesso assumiamo anche un autistico. Allora, proviamo a fare così. Così vi faccio vedere anche le mod attive. Abbiamo Scania V8 Extreme Sound, super fast il cambio, 260 km/h, senza danni, senza limiti e 10.000 cavalli di motore per tutti i track, tutti i canyon. Poi vediamo se qua, ma non credo proprio. Comunque la nostra azienda è la Asvald SRML, con la M in maiuscolo, perché società a responsabilità molto limitate. No, comunque non è qua il splitter. Vediamo, perché dovrei... Perché ieri che l'ho provato funzionava bene, eh. Allora, forse qualcuno avrà anche visto come si fa, ma io sono stupido. Ah, ok, cambio ad H, andiamo. Il primo set, ha due gruppi di ingranaggi, cosa deve funzionare? Dispari, la seconda, le marce pari. Ok, qual è la configurazione reale del cambiamento? Quattro rapporti sono aggruppati sulla posizione del cambio d'archi. No, allora facciamo scritto così. Ok. Soltanto quelle. Allora, il pulsante 8 qual è? Facciamo questo qua. Selezioniamo questo qua. Così almeno siamo a posto. Mettiamo il selettore 2. Ok, infatti mi ricordavo che ci fosse. Ora lo proviamo subito. Allora. Lavoro autonomo da Torino, magari andiamo in Francia. Graz, Salisburgo, Bruxelles, Amburgo, Swansea. Facciamoci Bruxelles, dai, andiamo a Bruxelles a portare un rospetto, un rospino. E va bene. La postazione è un po' così, però vabbè. Ok, quindi se io faccio così. Qualche problema, vedi? Controlli, mi ha scambiato
l'acceleratore deve essere l'acceleratore, scusa, questi freni e la frizione, cioè non è che ci vuole tanto a capirlo. Va bene così. Tre. Cinque, sette, nove e 11. Mentre faccio così e cambia. 12. Ok, perfetto. Quindi parte in seconda. Quarta. Sesta. Ok. Allora così ci siamo. Qui la precedenza, ricordiamoci, è sempre nostra. Sì, stavo mettendo la freccia con... Sono troppo abituato in macchina. Comunque andiamo a farci questi 900 e passa chilometri di viaggio verso Bruxelles. Scatto bruciante. So, dovrei partire già direttamente in ottava, però. Tonnellate di... Bah. Il nostro semirimorchio. Comunque adesso mi sono ricordato perché abbiamo fatto tardi prima. Mi ero fermato a dormire. Sono un cretino, so. Yeah, vabbè. Si parte, ragazzi, si parte. Sono le 21:05. Mustang. Scelta nostra. Occhio addosso. E si parte, vai. Dai, forza! La polizia, buongiorno, anzi buonasera. Guarda, questi automobilisti. Si parte alla volta di Bruxelles. Sentilo come va, sentilo come impenna. Poi ovviamente devo frenare. Collega. Attenzione, attenzione. Ma vedo che la ghicchia un po', eh. Ma
Così ci si mette in autostrada. A coso. Le botte che dà il cambio. Bravo, tu con la 500, vedo che qui abbiamo dovuto inchiodare. Dai, forza! Muoversi! Così che si guida, ragazzi, così. Su Euro Truck Simulator, ovviamente. Oppa! Controllo questo Scania, ragazzi. Verso l'infinito e oltre. No, meglio di no. Valle d'Aosta. Occhio! Ecco. È bellissimo, è be veramente bellissimo. Ho tolto i danni proprio per questo, perché ancora, giustamente. Oh, ciao Paul! Hai visto? Siamo tornati a bloccare le strade con i camion. Bella raga! Vedi, sei stato tu ad arrivare e a farmi sbattere, grandissimo. Comunque, proveremo a battere ogni record di velocità con questo Euro Truck Simulator. Questi, dai! È colpa tua, sì. Perché non sei concentrato in chat. E allora io vado a sbattere. Qui, puntiamo un sorpassone. Comunque è troppo divertente, sì, così. Sorpasso con linea continua in curva in salita, cioè proprio. È veramente troppo bello sto gioco. Poi con il volante sembra facile, ma. No, questo non la leggo. Si sa mai che mi bannano. Però, no, è vero. Tutorial anche sulle cambiate di marcia in camion. Adesso ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. Di caramba. Si tolghi. Vedi? Non mi fa neanche la multa. Salve capo di Twitch. Ah, ci mancano ancora 832 km e siamo pericolosissimi. Comunque tiene bene sto camion. Sorpassa a destra i carabinieri. Bisogna far capire chi comanda, perché se no. Qui è meglio di Dirt Rally. Occhio, occhio. Mamma mia. Attenzione. L'intero regolamento da solo. Ma è questo lo scopo, l'ho detto all'inizio live, tu non c'eri, giustamente. Ci divertiamo e basta con questo gioco qui. Non rispettiamo le regole. Vediamo di ribaltarci senza ribaltarci.
No, però. No. E mi ha frenato davanti. Non va bene. Michelotto non lo so. Adesso lo assumiamo come secondo autista, Michelotto, visto che abbiamo due cani. Bella. È anche una sfida per vedere quanto ci si mette da Torino a Bruxelles. Occhio! È bellissimo! Attenzione qui! Che spettacolo! Ma dove? Ma dove? Sta povera Ruspa non ci arriva! Oddio! Comunque che controlli, ragazzi. Oh, la polizia. Beh, loro sono quelli svizzeri, mi sembra. O francesi. Giustamente. No, sono francesi. Attenzione contro sterzi. Si regge bene, sì. Sì, ti conviene girare il dispositivo su cui lo stai guardando, almeno lo vedi dritto. Però dico io, non c'era un'autostrada da fare, no? Strada di montagna, va bene. Attenzione qui, attenzione. Ma dove che non l'hanno tipo tanto? Arbitro, simulazione. Fine del limite. Cosa vuol dire? Possiamo andare più veloce? Non è vero, perché è sempre 80. È la fine del limite di sorpasso. Del divieto di sorpasso. Attenzione. Non ci si può distrarre un attimo, neanche a leggere i messaggi della chat. Via, fateci passare. Devo stare in decima perché la dodicesima non riesco a mettere. Troppo potente. Con la dodicesima in teoria si dovrebbe arrivare. Cioè, prima superamento limite di velocità 400 euro, adesso 1000. Infatti, ragazzi, dai, attenti in chat, perché sennò ci ribaltiamo qui, eh. Io qua la vedo leggermente scattosa. Com'è che è la live, invece? Dal vero, dal vivo? Siamo leggermente assonnati, ma non vorrei fare come prima. Un po' distrizionata. Ci abbracciamo. Cala di frame, lo vedo anche dal qua allora. Un computer della miseria con una scheda video altrettanto della miseria, ma sembra che non abbia niente. Attenzione, la miseria, adesso ci stanno facendo solo multe su multe. Si vede che siamo non in Italia, eh. Dai, io voglio un'autostrada, per favore.
quasi passati il corpo rosso. Beh, si tolgono il camber, per favore. Noi dobbiamo rispettare la legge. Siamo abbastanza. È troppo bello. Ok, sì, siamo in Svizzera, siamo a Berna. Siamo a Berna Ardeschi. Salve. Okay. Ma sto un po' distruggendo la postazione. Ah, la web in alto. Allora facciamo così. Va bene. Va bene, non c'è più voglia di stare ad aspettare. Ok, a te. Siamo col rosso. Tanto non ci dicono niente, vedi, gli svizzeri hanno capito chi comanda. Vabbè, questo ci sta, né? Abbiamo 40 milioni di euro. Va bene, va bene. Ok, usciamo da Berna. Entriamo a Deschi. Siamo ancora in Svizzera, ma io vorrei arrivare a Bruxelles prima di voler dormire, però sto camion deve... Ci sarà un punto strategico, un bel punto strategico in cui scatenare tutta la potenza del nostro tir. Io vedo solo curve qua. Attenzione, 190. Dobbiamo uscire! Vedi come si frena subito. Il miglior modo per frenare quando sei in emergenza, ti vai a schiantare e frena, perfetto. Hai visto che bel parcheggio? È molto bello, molto bello. Non se levano, elevatevi, forza, dai un po', forza un po', sì, limite 100, va benissimo, lo faremo di sicuro, limite 100, cos'è sta roba, cos'è? Senti come scorreggia sto camion, dai, levarsi, levarsi con ste macchine. Via. Comunque è instabilissimo sto caso. Cioè è già più stabile di tanti che ho visto, però mi piacerebbe un bel rettilineo per provare la velocità. 560 euro per superamento limite velocità, va bene. Non sono eque le multe, cioè una volta è 400, una volta 1000. Cos'è sta roba? Cos'è? Cos'è successo? È saltato così, tranquillo.
Va bene. Ok, facciamo l'undicesima così ha un po' più ripresa. E ci abbracciamo. Verso l'infinito e oltre, sì. Si tolga lei. Attenzione, 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 mamma mia, che stiamo a rischiare, ma è questo il bello. Ok, 210, vai, qui freniamo un pochettino perché sennò, giustamente. Leggo, almeno che c'è sto curvone tutto in derapata. Cos'è successo? No, beh, tanto c'ho 39 milioni di euro, non è un problema. Ah, ok, avevo schiacciato per sbaglio, vabbè. Non ero neanche accorto. Beh, in derapata l'abbiamo preso, dai. Doveva premiarci. Dai, voglio scatenare tutta la velocità di questo pullman. Di questo camion. Vai, 2,40. Siamo carichi, eh. Abbiamo una ruspa da 8 tonnellate. Volevo frenare. Però 2,40 ci siamo arrivati. E infatti anche la polizia ha detto lui. Milioni di euro. E viaggia con il camion a mazzo di noce. È quello il bello. Noi lo facciamo per la passione, non per i soldi. Vai, di telepass. Bello così con lo splitter almeno. Occhio. Posso neanche stirare. Oh, segnalateli prima sti cosi. Ma guarda quello lì. Ma che cos'è? E non mettono i cartelli. Non mettono. E vabbè. Beh, comunque mancano 330 km, dai, oh. Stiamo facendo un bel viaggetto tutto liscio liscio, come l'Olios. Cioè, ma si può mettere una roba del genere? Non mettono neanche i cartelli, li mettono subito lì appena c'è l'ostacolo, ma non va bene, dai. E ho inchiodato, occhio, occhio! Vediamo come
come siamo messi qua. Mi sa che non ne usciamo più. Allora, famo così. Stavamo andando così bene. Non lo so io. Si riparte, dai. Non è successo niente. Anzi, mancano 300 km, abbiamo anche risparmiato. Siamo con il rosso. C'è sonno. 30 km risparmiati, infatti. Dico io, no? E si vola! Attenzione! Sì, comunque non tiene la strada. Vabbè che siamo a 220 km all'ora, però dovrebbe anche un po' tenere la strada. Pare possibile. Siamo in Olandia. Senza il PCS. Ma qua? Ma perché fa sta roba qua? Non ho mica capito. Cioè, in pieno rettilineo, senza buche, senza salti, lui salta. Prende il turno. A Lutz by Deer. La sbaglia Buzz Lightyear. Mamma mia, la dislessia mi sta. Dai, lei con questa Peugeot de così. Siamo anche molto stanchi, per quello stiamo facendo questi incidenti così. Fai sonno, eh? Bella, che controllo, ragazzi. Spingi. Non ho neanche toccato. Questo l'ho toccato, sì. E poi. No, non ti ribalta. No, non ti ribalta. Però. Che recupero. Perfetto, guarda, proprio.
Sei molto stanco, dovresti trovare un parcheggio. Ma no, non sei. Hai visto che grindo? Ma neanche Tony Hawk fa sta roba. Noi non ci fermiamo. Mancano 120 km, non ci si può fermare. Certo, meno male che ho tolto i danni, perché sennò sarebbe stato un macello. Inchiodata supersonica galattica. Dai, dai, non ti ribaltare. Non ti ribaltare, fai bravo. E namo, dai. Stanco, mancano 90 km. Sì, non puoi frenare così, però, Vedi la polizia, ragazzi. Sentilo. Sembra un telefono col silenzioso. La vibrazione. Oh, stiamo andando a 2,40, ma non c'è limite qui. Eh no, però. Non puoi fare una roba del genere. Bloccaggio del differenziale. C'è una cosa molto intelligente. Eccolo. Facciamo inversione in autostrada. Cioè, dico, meglio di così. Però voi dovete anche muovervi. Facciamo il differenziale. Mancano 40 km a Bruxelles. Ah. Io mica mi fermo, un po' di curvette, però la strada è bella larga, quindi mettiamo che la dodicesi. Qua al volo, incredibile, proprio lui. Così. E siamo arrivati. E siamo arrivati. Bene. Ora parcheggiamo. Guarda, te lo metto pure dove vuoi. Vabbè. Ho fatto di quelle manovre in autostrada, perché non dovremmo farle qui, Mi sembra anche le ultime parole famose molto molto più facili. Ok.
se ci siamo messi giusti, ma neanche per sopra. Non ti puoi spegnere così, però. Vai. Perfetto, è proprio una roba. Perfetto. Abbiamo anche preso una multa per inosservanza dei tempi di guida, ma intanto eccellente, eccellente. Perfetto. Perfetto. Ok. Allora, guida. Guardalo come scappa via senza rimorchio. Adesso troviamo un posto per riposare e ci salutiamo e ci abbracciamo. Ops. Senti la potenza! Un'osservanza dei tempi di guida. Va bene. Se lo dice lei. Vai, dammi anche guida contromano. Che è l'unica che non ho ancora preso oggi. Guardalo come sguiscia. Okay, andiamo a riposare. Sono inderrapata appena tocchi i freni, bellissimo. Conosci già in corsia. In osservanza dei tempi di guida sto andando a riposare. Vabbè, ma a riposare. Oh, parcheggio perfetto. Va bene. Dai, diciamo che per la prima puntata è tanto per divertirsi, questo è solamente per divertirsi, quindi direi che ci possiamo anche salutarci. E chi lo sa, magari stasera una bella live sullo zoccolo duro, su PES. Vediamo, dai. Ci vediamo magari stasera. Arrivati sani e salvi, assolutamente. Dai, ci vediamo magari questa sera con una bella live dello zoccolo duro. Ce la facciamo, dai.